bene, 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 eccoci qua, Foss, dove è Foss on the Radio? In TV. In TV, grande. Oggi vedi, siamo Olli Braga, Olli Braga. Viva la Braga. Ma siamo scombinati, presente quei giochi che tutti... No, ma intanto sto giù qua, e la diretta, niente. No. Partita la diretta. Dove? Dove? Di... Dove? Se l'ha detto Leo G, io mi fido, dai. Questo è un passo che ci conferma che la diretta è partita. Sì, è partita, Walter. Grazie, grazie. Walter. Bene, bene, allora benissimo. Oggi dopo tanto tempo iniziamo la trasmissione con un weekend perfetto. E vai, era perfetto. Tantissimo, era tantissimo tempo, tantissimo. Era da tanto. Ci voleva. Vince Bologna, un partitone. Sì, clamoroso. Perdono le merde. Partitone. Clamoroso. Partitone di Sassari, viene da dire. Aspettavo. Beh, vabbè, dai. Ci no, guarda che è stato derubricata la roba di infamare le merde, perché cioè, l'ha fatto il Tosco, lo possiamo fare anche noi. L'ha fatto? Vabbè, ha fatto... No, ce l'abbiamo, abbiamo le immagini, possiamo ispirarci a lui. A basso volume, poco. Alberto. Ah, sei tu. Un lieve ritorno. Veramente sei te che dovevi parlare più piano. No, hai capito, Marzocchi? Dopo lo mandiamo il video del Tosco. Se lo troviamo, lo mandiamo. Ce l'abbiamo. Magari la mucca non lo sa, e quindi la mucca non ma è. Ma sicuramente c'era lui di là, quindi lo so bene. La perfezione la raggiungiamo poi in quel di. In quel di vigevano. Sì, è lì che i due punti più guduriosi. Sì, è stata la bomba all'intervallo. Sono state tante cose, secondo me, un'insieme di tante cose, sì. Dentro e fuori dal campo, diciamo così. Oh, grande, Cazzullani ha scritto. Che era, fra l'altro, non so in che lingua, ma era a Vigevano. Ah sì? E ha fatto la telecronaca, credo, per una radio televisione. Ah, era lui? Polacca, sì, è lui. Non avevo capito. Io ho visto l'articolo, ma non pensavo fosse lui. Sì, io non ho letto il nome, ma penso sia frutto della sua mente, delle sue mani. Ed era a commentare a Vigevano. Infatti scrive, allora, ciao Regas, che bello che è stato rivedervi, soprattutto risentirvi. Commentare una partita con i vostri cori ben udibili è stato un piacere enorme. Mi sono permesso di raccontare al pubblico polacco un po' sui cori e sulla storia del gruppo. Da quanto mi è stato riferito, quello di Foss è stato un aspetto della cronaca che ha riscosso molto interesse. Avanti Leoni, spero di riabbracciarvi presto. Un saluto dalla Polonia. Grande. Io sapevo che era in Bielorussia, invece qua abbiamo un'immagine anche. Invece è in Polonia. Ce l'abbiamo, eh? Sì, dopo la mandiamo. Ha fatto Polska, Vigevano Polska. Nel giro di poco tempo, ecco. E no, raramente ti dirò, quando vado in trasferta mi interessa così tanto vincere. Ieri l'altro, a un certo punto mi è interessato tantissimo vincere. Immagino il momento. Ma più di uno se l'è goduta parecchio la vittoria. Ci siamo tolti diversi sassi. Sì. No, mandiamo adesso il contributo video. Ce l'abbiamo, mandiamo. Vai, lo mandi per favore. No, perché? Per me si può tifare per chi vuole, basta che giochi bene per il Bologna. Vedi che c'era anche Marzocchi, quindi lo sa. Però capisci che parliamo del Bologna, lui mi deve raccontare di Zigzè che va a vedere la Virtus, a me mi sta sui coglioni, nel senso che preferirei che Zigzè andasse a vedere la Fortitudo, sono un tifoso della Fortitudo, poi lui dire, voi fate la 2, noi facciamo, cosa cazzo fanno loro? L'Eurolega. Vabbè, per me siete sempre delle bave. Ma... credo che sia giusto che voi mi vogliate così. No, io tifo per Bologna. Se vince la Virtus, sono contento. Sono contento. Ok. Anche il nonno del Tosco portava l'ombrello. Quindi è buono tutto adesso, Marzocchi. Grande Tosco. No. Cioè, solo noi rompono le scatole. No, è stata una mimica. Se il cavolo è stata una mimica. È un ombrello, una chiamata. Ah, quindi questo si può fare? Ma sì, cioè, spiegava. Dove il nonno consigliava di portare l'ombrello, me lo insegnò mio nonno. Sì, ci sta. Comunque sì, possiamo dire che Dirve è un cretin? Affettuosamente parlando, sì. È un buon giocatore. Però basta. E basta. Però Leo è un cretin. Cioè, uno gli dà la maglietta e lui... bello, figo. Ma va a cagare. Solo perché ce l'avrei fatta a caso, se no gli avrei tirato una sediata in fronte. Che potrebbe anche capitare da qui a quando qualcuno lo comprerà da Bologna, se il ragazzo... quando sta il trano dalla Juve. Così. No, voglio dire. No, no.
poi voglio vedere. Vabbè, da Bava la Juve è un attimo, eh. No, no, la Juve no. Ah, ma speriamo di no, ma... è più da Milan, è un olandese. Sì, ma è un olandese che è a casa di Bayern, Monaco. Sì, sì, vabbè. C'è poco di olandese. Ah, oh, dicono che i tedeschi non lo vogliono. Vabbè, vediamo. Vabbè. Lui, vada dove vuole. Che faccia quello che gli pare. Faccia veramente quello che vuole. Ragazzi, oggi, oggi è un giorno speciale. Oggi dobbiamo fare un giorno speciale. Ah, sì, okay. Sì, oggi compie gli anni la Marisa. Auguri, Marisa! 75 anni! No, ne fa 70. 70 anni e ma non no, sentire. Ma dai! Ma no, no, ma ci avrà un paio d'anni più di me la Marisa. Sì, il Kaiser. Hai ragione, ormai io, anch'io sono su quelle cifre, quindi... Comunque auguri Marisa, auguri, del mamma, auguri. Auguri Marisa, 100 altri anni così. Perché mi hanno, ci hanno messo in collegamento a fianco, chi era? Lo speaker del palazzo mi sembrava. Ma chi? Ma, è lui, lui. Ma ci ha telefonato, vuole collaborare a Fossa on the Rain. Chi, la Bava? Più avanti? No, quell'altro. Vogliamo far vedere anche il video no, di... No, no, che poi porta male. Ci sono delle persone che secondo me, pur simpatiche, hanno il peccato. Comunque, la regola della TV è the show must go, ma in quel caso non è andato on perché sono girati tutti e sfetti. No, proprio detto, secondo me qui c'è qualcuno che si è fatto male. Bella. Ma si può mandare? No, non si può mandare perché, no, perché c'è chi ride, non è carino. Ah, non è Paperino. C'è l'Inps che sta indagando. Poi non so, io non so neanche se il ragazzo sta bene perché lo sfrombolo è sicuramente stato alto. Vabbè, vabbè, è un classico sfrombolo dalla scala. Mi è sembrato un antisportivo però. Beh, antisportivo. Io sicuramente. Ma però è caduto piatto di schiena. Se, quindi secondo me... se incrociamo Fioravanti da qualche parte, non cambiamo niente attaccato al soffitto perché è un attimo poi venire giù. Infatti, guarda, vedi, sono le lampadine qua che cadono a pezzi perché nessuno va a cambiare le lampadine. Vabbè, dai, restiamo nel nostro. Restiamo nel nostro. Allora, aspetta, Se riusciamo, Dove cavolo, ecco. Leonardo Spera dice: grandi rega, dopo l'accoglienza che ci hanno riservato domenica, vincere è stata una goduria tripla. Sì. Un saluto alla Salonico d'Italia. Salonico sempre, d'Italia. Sempre, sempre per come portava l'ombrello il nonno. Okay, sì, Ateneo lì è Salonico merda, dicevano i grandi. Sì, dicevano, no, era tipo, non è, non dice così. Socrate lo diceva Socrate diceva, o chi per lui, se Atene, se Sparta non piange, Atene non ride. Salonico fa merda. Ah, ok, c'era sotto. Quindi Socrate aggiunge la postilla. È che non lo dicono perché è brutto, ma è da dire. Però. Certo che però, dai, una riflessione facciamola, se questi sono Salonico, noi siamo tipo il Pireo, Belgrado, Glifada, ma anche Gotham City, cioè tutto, capito? Esatto. Cioè noi siamo tutto, anche un po' Scampia a differenza. Oh, vabbè, spero che ci sia qualcuno che era presente con noi in trasferta, che ci racconti le sue emozioni, perché veramente comunque va detto che per la categoria, il palazzo brutto, perché è brutto, strano. Cioè, l'hanno fatto strano. Ovale è ovale senza una curva. Una curva. Sì. C'ha delle caratteristiche, sembra tipo da teatro. Sembra fatto a pezzi. Poi secondo me, cioè, io ho visto la partita tutta. O hanno finito i soldi mentre lo facevano. È 60 anni che è così. A livello di audio, secondo me, si incanalavano tipo di fronte a noi nulla. Cioè era veramente fatto male, perché dal nostro settore si faceva fatica a sentirli talvolta loro. Ma perché non cantavano. Se tu guardavi la partita, ti giuro, sembra che abbiano mandato un'ora e 40 di registrazione. Ah sì? Si sentivano i cori loro, si sentivano forte, noi ci siamo iniziati a sentire bene, 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 quando quelli hanno prodotto quella strisciatina marrone nelle mutande. Sì, guardandola in TV sembrava il contrario, per cui essere un palazzo veramente strano. O c'hanno i microfoni sotto apposta, cioè che stanno in 10, cioè... Ma veramente in 10 cantano. Allora, l'effetto è quello, perché secondo me hanno anche degli effetti che sparpagliano le voci. Sono i microfoni, tipo nelle casse della batteria. Secondo me dipende molto, perché è veramente un palazzo dove i soffitti è molto. Oh, Marisa Zanna sta guardando il video, rifalle gli auguri. Di nuovo. Glieli rifacciamo perché prima non... Adesso che ci stai guardando, Marisa, tantissimi auguri per i tuoi 75 anni. Ah no, dai! Io ero 70! Ma no, ma sono meno! Ha detto, ne ha colpa mia. Più di lui ne ha 70. Vabbè, e altre cose, quindi palazzo molto grande per sì,
Ho sentito in questi giorni, ci hanno chiamato forse anche te, amici molto cari, a me si dà amici, Imola, amici. Amici amici, poi ti rubano la bici, anche lui è andato malino, da 100 Imola che erano andati nel vecchio palazzone e mi hanno detto che insomma il lupo ha perso il pelo ma non il vizio, quindi già al tempo registravano di mosse tra virgolette, di cose strane anche nell'altro palazzo. Molto sovradimensionato obiettivamente rispetto ad altre piazze, è sicuramente una piazza, non sarà Salonico, ma comunque la 2 ci sta alla grande. La speranza è che prima o poi possiamo rendergli pan per focaccia, nel senso, chissà, domani metti che arriviamo secondi o settimi oppure terzi, sesti. Ma terzi, ma fanno fatica arrivare a noi. Loro sesti fanno fatica anche loro. Quindi potrebbero arrivare settimi. Settimo, secondo. Sono ottavi adesso. Sì, l'unico di noi che è convinto di andare a prendere il foglio, leggevo oggi, è Panni, che a guardarlo, ho visto la partita, è proprio convinto di andare a prendere il foglio perché ha giocato una partita clamorosa. Sì. Anche lui, sì, ha giocato più di 10 minuti con 4 falli. Perché non è stata poi una vittoria facile, eravamo già assolutamente senza Fantinelli. Ah, io non l'ho vista. Ah, io l'ho rivista, posso parlare perché l'ho rivista ieri. Già senza Fantinelli, con Giordano che fra l'altro si produce in buona pallacanestro, qualche recupero, un paio di bombe. Giordano carico di falli, fa il quinto, mi sembra che era ancora il terzo quarto, o giù di lì, o l'inizio del quarto. E quindi noi giochiamo con l'unico play, Panni, che gioca praticamente 10 minuti senza fare il quinto fallo e in questi minuti qua ha dato anche una discreta mano, perché no, ma ieri l'altro bene così. Tutti dai, bello così, bello. Allora qua Sandro dice: bene a Vigevano dopo un primo quarto da mini basket, bravo Giordano. Domenica prossima mi aspetto, ma mini basket perché Giordano è basso? No, perché è finito 12-7. Ah, ok. E il rischio era che finissimo a 28 dopo 40 minuti. Domenica prossima mi aspetto una grande accoglienza della Fossa a due vecchi amici come Italiano e Raucci, presenti nella mia F preferita del terzo millennio, quella di Bonicciolli. Candy Montano e Daniels, che perse gara 5 di finale con Brescia a causa soprattutto assenza di Flowers. Ciao Alessandro. Sento, mi ricordo ancora il ciocco del tendine là in Sicilia, povero Flowers. Mamma mia. Ecco, la squadra lì era veramente fatta bene. Sì. Jacopo dice: Bologna F vincono, le Bave perdono, si chiama weekend perfetto. Esatto, abbiamo celebrato. Ma tanti fortitudini bolognesi hanno fatto notare che ben venga questa domenica che mancava da sin troppo. Allora, per noi ragazzi di Sondrio, feticisti della difesa, i chilometri che facciamo per venire al palazzo quest'anno non sono mai stati così leggeri. Davvero uno spettacolo e un piacere, che si vinca o che si perda, Virtus merda era. No, non c'è. E anche domenica a Legnano saremo anche abituati a Legnano. Saremmo anche abituati troppo bene, ma che palazzo di Kaiser. Diciamo che non era Legnano, però. Esatto. Scusate, Legnano è un problema. Legas, che partita avete visto? A Legnano? Grande. Grande. Allora, Legnano con gli spritz alle 4, secondo me. No, torna su. Cosa sta succedendo? A Legnano, palazzo del Kaiser, dove purtroppo la polizia non ci ha fatto fare comodare in fossa, visto che per loro la targa SO equivale a settore Vigevano. Ah, eravate a Legnano, settore Vigevano. Ok. Boh, e intanto a furia di chilometri macinati, ragazzi di Sondrio, sì, Frollo, Sondrio città esiste, sono però diventati grandi. Però bravi, a trovarvi bravi, in città bravi. Faremo per bravissimi, bravissimi. Grandi, grandi, veramente grandi. E questo è un bulbo non male, questo è la scodella. Bello, mi piace. Quando andava di moda, tu che sei? Beh, io l'ho fatta a mio figlio qualche anno fa. Ma dipende, la scodella è sempre di non moda. Non perde mai di fascino la scodella, va bene. Va in base ai gusti. Poi qua, dov'è? Un messaggio non letto. Comunque, quelli che vengono fuori da Bologna vanno a vedere e tifano loro là, mentre i due cini di Bologna, Ravaglia e Corazza, sono dichiaratamente tifosi della Fortitudo. Sì, stiamo parlando praticamente di poco più di niente. Ma, vero? Cioè, posso fare una mini polemica? Sì. Ma chi se ne fotte di chi vanno a vedersi qua? Ma chi se ne frega? Cioè, la base. Cazzo me ne frega a me? Dovrebbe essere. L'importante è che ci andiamo noi. Il De Silvestri della situazione, che va un po' di qua, un po' di là, che non fa troppi proclami,
che non si fa fare delle foto con più F meno, meno F più F, quello contrario, esatto. E quindi un De Silvestri che rappresenta il Bologna e va un po' perché il ruolo, se vogliamo, dell'atleta del Bologna è quello di essere rappresentativo e non dovrebbe conoscere Campanile. È ovvio che fa piacere che i due cini di Bologna stiano dalla nostra parte, ma un fondamentale chi se ne frega di Pasqua. Ma chi se ne frega? Possiamo unirci, no, francamente, un po'. Allora, tutti qua, quanti. Grandi Regaz, domenica partita piuttosto complessa. Inizialmente credevo che anche a Vigevano avesse azzeccato la partita della vita, proprio contro di noi, come capita spesso. Poi per fortuna ci siamo ripresi. Comunque dopo la loro accoglienza ho goduto troppo a vincere, soprattutto in quella maniera lì. Dopo ne parliamo dell'accoglienza. Poi ragazzi, alla fine c'era Amici. Sì, sì, ha fatto 9 punti. No, aspetta, tu hai confuso Amici con uno che invece ci stava facendo veramente molto male. C'era, ma non ha fatto. Vabbè, andiamo, non mi interessa. Sì, sì, no, ha fatto virgola, Amici. Anche ciao sportivo. Arturo, sempre solo Virtus, cavolo, e Beninelli, buonazzo. Buonazzo. Più o meno, grande, lo conosco questo ragazzo. Grande Pirio. Allora, ciao ragazzi, sapete la storia della squadra che affronteremo domenica? Nell'estate del 2020 una nuova società acquistò il titolo di Valmonte in B, lo spostò a Rieti, Valmontone. Lo spostò a Rieti, mettendogli il nome Real Sebastiani Rieti. Dopo tre stagioni in B, piene di proclami e con obiettivo della promozione sempre fallito, la scorsa estate hanno comprato un altro titolo, quello di Mantova, per fare la Serie A 2. Infatti la coerenza non è tanto della società che fa cacchio che gli pare, ma è dei tifosi che andavano a vedere la Sebastiani di una volta e vanno a vedere questa pensando sia la stessa roba. Cercheremo di capirne di più. In realtà sembra Mantova. Ma no, questa è Mantova che in realtà era Poggio Rusco. Mamma mia. Inizia tutto da quel Gorizia che diventò Pesaro. Non era Poggio Rusco, giocava Poggio Rusco, ma era Mirandola. Sì, era Mirandola, una roba assurda. Però cominciò tutto con quella Gorizia che diventò Pesaro, dai, te lo ricordi? Sì. Avevo i capelli, portavo la cresta, ero ancora giovane, ma quella fu la prima, la più eclatante. Forse la più eclatante. Forse anche perché l'eclatanza la portavano i goriziani, però, per l'Italia. Esatto. Sì. Che ogni tanto andavano a ricordare a quella squadra che non era Pesaro, ma erano 10, ma che c'erano antigliosi, vabbè. Li conosciamo bene, ogni tanto scriveva tantissimo. Chissà se Livio all'ascolto. E comunque, Amici, grazie. 16 minuti, quindi neanche poco, meno 5 di valutazione. Grazie. Bene, benissimo. Assolutamente. Allora, Carlo Poli dice, Vigevano sono sempre stati dei sopravvalutati, li ho sempre definiti la Salonicco di sto cavolo, mai piaciuti e mai rispettati. Se ti ricordi, Poli, una volta io e te andammo a Castenaso per incontrarli, prima quando facevamo quel raduno per Bologna. Okay. Del basket, sì. Che si qua non si palesavano, giocavano a Castenaso e io poi mi ricordo andammo a dire nel 2003 sì. Io poi andammo a dire oh ma chi cavolo, cioè, non ce ne frega un cazzo perché... posto Salonicco, chiaramente. Hanno risposto, non so se ti ricordi Poli, vabbè, che storia, non sono cambiati di molto, no. In quanto allora c'erano i Bulldog, mi sembra, oggi ci sono i Bulldog, sembra. Allora erano i Bulldog, adesso erano Ultras, fuori un cagnazzo sembrava un Bulldog, però è Ultras, non è Bulldog, allora proprio Bulldog era, allora Bulldog è Vigevano. Ultras con stemma Bulldog, sì, il disegnino sembrava un cane, e andammo io e Poli proprio in mezzo ai vigevanensi 21 proprio. Anni fa apriamo e chiudiamo parenti, ero giovane io, Poli era già vecchio, io ero due giorni. Poi allora Enzo, è un mese che non si va a Palazzo, mi manca, chissà se anche stavolta Livorti canta l'inno, allora speriamo forse, di no. Allora forse l'immagine che era Livorti prima, era la registrazione, faceva la prova, la prima volta non gli è uscito proprio benissimo. Chiediamo... Piacerebbe interagire. Il primo tempo, allora, il primo tempo è finito 12-17, è sembrata una partita da CSI, ma la vera Rieti è quella che è in A2 o in B? Bella domanda. Bisogna vedere quella B qual è, se è la Sebastiani Rieti oppure no. Bella domanda. Questa si chiama Real Sebastiani? Sì, questa si chiama Real Sebastiani. Non Real, quella era Real Estate. Quella di no, questa è Real Sebastiani. Real sarà. Ma che reale, Real? The real, com'è? La vera. È inglesato. È inglesato. Sì, mi ricordo benissimo, Pasqua, dice Poli. Ah, vedi, okay. Grande Poli.
Quindi non hai perso tutti i colpi, qualcosa ti è rimasto. Allora Luca Pavan, ciao Leoni, ma c'erano così brutti rapporti con Vigevano visto l'accoglienza che vi hanno fatto? Grandissima partita, ci vediamo domenica a Palazzo. Beh, con Vigevano non c'era nessun rapporto, cioè non ci eravamo mai incontrati. Hanno pensato bene di accoglierci in quel modo. Ma per no, va bene però. Però sì, sono partiti no, però, veramente carichi, sì, ma meglio, sì, meglio. Poli ci dice che la vera Arieti è quella in Bif. Ah, perfetto. Quindi questa real è poco real. È poi, un fake. Samir De Devusci dice Salonico d'Italia, termine coniato da Aldo Giordani. Giovanni e Giacomo. Aldo Giordani, famoso cronista Rai fine anni 70, confermo Palazzo veramente brutto. Strano, perché grande è grande, ma è strano. Da fuori sembrava quasi lo stadio del Bayern. Perché ha interrato. Poi quando siamo entrati... Poi ci devono spiegare come mai eravamo in quel settore che praticamente è come se fosse appeso al soffitto, con due scale e completamente vuoto. Le forze dell'ordine per spostarsi da una parte all'altra, l'unico modo... Potevano girare anche da dietro. Secondo me in qualche altro modo potevano fare, ma hanno fatto avanti e indietro, in mezzo a noi, per non dire ai maroni. Finché uno gli ha detto qualcosa. E poi da lì è stato spettacolo, perché poi è divertente quando anche loro stanno al gioco. A un certo punto qualcuno gli ha detto qualcosa. No, sì, mi sono spostato perché sentivo che qualcuno mi stava dicendo qualcosa. Che cavolo, avanti Andrea. No, vabbè, c'erano due scale, probabilmente è un palazzetto un po' particolare. L'unico modo per... Vabbè, non mi viene in mente. Strano, vabbè. Vabbè, Marco... No. Andrea Colletta dice fatti gli auguri alla Marisa, già fatti. Due volte. Se ti colleghi tardi, comunque riauguri Marisa. Poi Marco Della Barca, bella Regas, che bel weekend sportivo. PS, la tifoseria di Vigevano com'è, carica o smorta? Ma sulla carta è carica. Ma a parole beaucoup de choses, no, infatti poca roba, ma anche visivamente mi aspettavo molto, cioè... Pensavo molto bene di forse avevamo troppe aspettative. Ah, può darsi, perché veramente cantavano in 10. Poi soprattutto quando sono andati sotto. No, è stato imbarazzante, a un certo punto ha fatto un coro tipo sopra e sotto. Cioè erano 6 sotto e 5 sopra. Anche e poi è sembrato così, sicuro. Parecchie volte, cioè, cominciavano loro ad attaccare, loro incominciavano a cantare che l'azione era già finita. Ma perché? Cioè, tipo un megafono che caricava le molle, l'azione era finita, palla nostra, cominciavano a cantare in 10. Perché? Sono sfasamenti strani. No, poi guardavano tutti la partita, quindi non è che cagavano molto la mossa. Non si guarda, se stai in balossa la partita non la devi guardare. Devi avere chi ti non la devi guardare. Ciò che succede. Noi poi delle volte siamo esagerati. No, ok. Manca proprio quello che informa su quello che succede. Ci guarda in replica la partita. Sì, non mi ricordavo, io non ho visto neanche il canestro di Freeman, per dirti. Ah, io l'ho visto di sghetto. No, niente. Allora, Riccardo Brusadelli, domenica presenti da Lecco, non pensavamo di andare a giocare a Scampia, neanche la mira hanno sti quattro scappati di casa. Beh, sì, Scampia, ma piacerebbe. No, Scampia. Ma è che c'erano i fratelli maggiori, quindi dovevano fare gli sboroni, ma sì, fratelli maggiori, gli amici di Frollo. Ah, i fratelli maggiori mi richiami quelli lì. Va bene. Maggiori, salutiamo Giordano che sta guardando la diretta. Chi è? Giordano sta guardando la diretta. Giordano Bruno? Giordano è il nostro giocatore. Grande Giordano, bella Jordi. Abbiamo parlato bene di te, che hai portato l'acqua al nostro mulino. Hai portato l'acqua in panca. Tanta fatica. Fino all'altro giorno portava l'acqua in panca. Invece ieri l'altro ha portato il suo mattoncino. Fate. Grande. Complimenti, grazie anche perché sei qua ad ascoltarci. Ma forse apposta. No, però forse veramente... perché lui ha detto che stavamo parlando bene di lui. A proposito, che noi sicuramente non l'abbiamo. Chi? Ma il canestro di Freeman. L'ho visto nella storia di Gentilini. L'ho visto 3 volte sulla telecronaca Rai, anche perché l'hanno... Ce l'hai Gentilini? È stato veramente... Neanche? Ma c'era anche nella pagina di Fortitudo. Diciamo che quei tiri sono tiri, anche se fa scappare da ridere, allenati e allenabili, nel senso che è un esercizio che a quelle categorie si fa. Sì, ma non un centro. Sì, no, invece sono proprio i centri, sì, che fanno, tra virgolette, meno fatica. Ma a parte che sembrava lanciasse un'arancia. No, se guardi c'è proprio coordinazione nel lancio, sì, cioè, sì. Quindi in un lungo... Cioè,
se lo fa uno che non è capace, scapuzza e probabilmente si tira la palla in testa. E perché non era nemmeno fermo coi piedi, quindi era con una discreta inerzia, e evidentemente ha fatto un ciuffo da paura. La palla è entrata. Di straccia. Comunque il caro Nicola Giordano fa ridere che quest'anno abbiamo uno che si chiama Nicola Giordano e un altro che si chiama Luigi Sergio. Cioè sono in due, ma sembrano quattro. Possono giocare una prima. Per confondere gli avversari. Anche l'allenatore. Ma che da dici? Nicola! Giordano! Nicola e Giordano! Chi cazzo è? Vabbè. A parte questo, 19 minuti, e c'era qualcuno che nel primo mese dubitava che avrebbe potuto anche giocarne uno solo in partita, per 6 punti, che sono poi le due bombe che abbiamo raccontato. Oh, vai a vedere Fabrizio Di Ravenna che c'ha un video, magari è quello che dicevamo prima, è Ecco, esatto. Dopo lo mandiamo, mandiamolo adesso. Ce la facciamo a mandarlo adesso? Sì, ce la facciamo, regia, chiudiamo in dolcezza. Guarda, aspetta, non lo stanno vedendo gli altri. Quando lo vedi sotto, lo stanno vedendo gli altri. No, stavo per dire, anche in HD. È anche in HD. Grazie per i servizi. Grazie Fabrizio Di Ravenna, top. Ci consente di mostrare una roba godosa. Adesso quando si carica lo vediamo. Allora Raffaella Ranzi dice aspetta un attimo. Guarda che bellezza. Pam! Però già non arrivava più il pallone. Pam! Ma come girava bene, dritto. Ecco. Aspetta che me lo rifaccio. Tada! Vedi proprio, ho fatto anche il passettino. Per alla Carlona! Alla Carlona! No, e questo è... No, alla Carlona è così. Ecco, questo come l'avremmo fatto noi alla Carlona, se mi ganci, cosa su. Qui comunque sono 3 passi col tiro e tanta roba. Allora, prima di andare in pubblicità leggo questo. Aspetta, Raffaella Ranzi dice: domenica eravamo in mezzo a voi, grande godimento, soprattutto considerato la loro accoglienza. Ci siamo fatti sentire come sempre, alla fine loro non si sentivano più e non credo fosse un problema di acustica. No, perché il coro lo scemo non canta più. Ma infatti si sentiva molto bene. Come inizio non mi sono neanche sembrati malvagi, più che altro appena sono andati sotto ho smesso di cantare completamente. Va bene, dai, allora andiamo in pubblicità e ci risentiamo fra un paio di minuti. State lì. Bene, rieccoci qua a Fossa Nerone, Fossa Nerone Radio. In TV. Ma l'Eugenio sta facendo così? Silenzio. Ma dov'è regna sovrano. La regina. Eugenia. L'hai fatto così? Certo. Ok. Figurati. Certo. Prego, Daniela. Sì, se volete scriverci 340 22 104 13. Mentre invece se volete mettervi avanti per la prossima trasferta, chiamate il 340 70 75 005. Coppa Italia a Roma sabato prossimo. Sì, domenica non giocheremo, quindi domenica solo sabato. One shot. Contro la 27esima franchigia NBA. Trapani. Le prenderemo. Dai, pace. Vai. Sabato è sicuro, domenica quasi impossibile. Dai. Vai, Frollo. Dunque, ne approfitto per messaggio relativamente breve per fare gli auguri, uno di compleanno, perché il 29 febbraio ha compiuto 44 anni ad Alan, ma soprattutto per fargli gli auguri, vicinanza mia e di chi lo conosce, perché non molto tempo fa Alan e suo fratello Massimo hanno perso la mamma, quindi da parte nostra che ti conosciamo Alan un abbraccione forte, tieni duro. Poi ho provato anche a spiegargli come fare a vedere la trasmissione. Chissà. Prima o poi ti riusciremo a portare. Se no vada la Marisa. Vicinanza, sì. Ciao Alan. Ciao Alan. Allora, un messaggio dalla Dio di Sondo che non so se è un'offesa o è ignoranza. Che cosa? Messaggio. Allora, ragazzi, domenica saremo in formazione molto ridotta. Io. Ma potete dire a Frollo che se intende fare una sorta di gemellaggio con Sondrio tra Lambrusco? È un ottimo inferno valtellinese. Allora, Lambrusco, Frollo è un'offesa. Allora, Lambrusco, ragazzi, la targa del Lambrusco è un'offesa. La targa del Lambrusco, ma
Vabbè, forse è ignorata, forse è ignorata. Vabbè, Lambrusco è quella provincia che è stata quella di Bologna e quella di Reggio Emilia lungo la via Emilia. Al di là delle... C'hanno la ghirlandina, non abbiamo due torri. Loro al di là del Samozza, Frollo è pre-Samozza, di là c'è post-Samozza, inizia Modena e c'è Lambrusco. Prima di c'è, ci sono delle zone, la Bruciata, molti la conoscono, dalla parte di qua invece abbiamo, non mi ricordo, perché abbiamo portato via anche Renzo, ai cari modenesi da niente, che bevono Lambrusco, no... Non è il vino. Di Bologna non si beve Lambrusco. L'inferno maltellinese invece è buono, tanta roba. Sì. Portate Inferno, Valente Linese, non riceverete. Berremo Lambrusco. Quello, basta. Sì, Lambrusco, quello. No. No, Lambrusco no. Dai, del Sangiovese oppure un po' di altro. Ma non esatto. Di pozioni. Finché le vuoi. Allora, tanto partiamo presto e arriviamo in anticipo come sempre, grandi. Ciao e Virtus. Pupù. Sempre, ovunque comunque. Merda ovviamente, dice anche dopo. No. Domandona, qualcuno di voi ragazzi ricorda, si ricorda il Nick Zecca, ovvio, un paio di stagioni nella F, ecco lui è di Sondrio Città, ovvio che ci ricordiamo il no, Nick Zecca. No, ma è bello perché ci sono questi elementi che testimoniano che Sondrio esiste veramente, Sondrio Città. No, no, ma io non sono stato a Sondrio, sono stato a Bormio, che è la provincia di Sondrio. Ci sono mille veramente comuni. Che conosco gente che c'è stata, ma mai nessuno. No, a Sondrio Città non sono mai stato. Prima o poi ci staremo, ci andremo, dai, tutti quanti. Poi bello il canestro di Freeman che si è girato facendo il getto di stare zitti a quei scappati di casa di Vigevano. È stato tanta roba, per fortuna l'hanno placato subito perché sennò volavano i tecnici, perché proprio ha passato la metà campo di profilo così. Si vede che gli hanno poi detto qualcosa. Invece ci scrive Deborah Conti, che io non me ne ero accorto. Ciao ragazzi, dalla TV il fallo antisportivo di Amici su Bolping è stato davvero cattivo. Voi l'avete visto? L'ho visto, il fallo è stato un fallo antisportivo ammesso dallo stesso Amici, quindi quando ha fischiato l'antisportivo ha detto è giusto, quindi si è accusato proprio, non ha detto di no. È stato un fallo molto 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 violento e quindi si è beccato l'antisportivo, meno 5 di valutazione, non gli è andata benissimo la partita. Allora, leggiamo i messaggi che dobbiamo fare un momento a Marcorda anche. Sì, oh, eh. Allora, Davide Volpe dice, Vigevano, prepara la sigla, Vigevano chi? Li ho presi in simpatia come quelli di Montecatini. Montecatini è il nostro avversario storico. Cioè. Sì, loro sono storici veramente. Vigevano la prima volta. Alessandro Gironelli, ciao ragazzi, un grande saluto da Lucca. Non sapete quanto mi rode il CO non essere potuto venire a Vigevano. È stata di sicuro una bella trasferta. Ci vediamo domenica, avanti Fossa. Ecco perché abbiamo vinto. Non è vero, dai, non abbiamo gatti veri quest'anno. Scherzo. Dai, scherzo. Perché è la prima partita del girone di orologio che vinciamo in due stagioni. L'anno scorso 0 su 8, se vi ricordate. Ah, sì, Non andò benissimo. 0 su 8. Sì, ma era un orologio cucù appena. Sì, allora, Poli dice la vera Riete, quella in B, perfetto. Riccardo Brusadelli dice, poi è partito il trenino? Cos'è che diceva di prima? Ah, domenica? Ah, ok. Neanche la mira, ma... poi è partito il trenino. Vabbè. Ma quando? A fine partita? A fine partita. Mirko Marocchi, Salonico d'Italia per il Palazzo Vecchio demolito pochi anni fa. Ah, ecco. L'avevano preso lì e gliel'aveva dato il compianto Giordani il nome, come ha ricordato prima lo scrittore, perché obiettivamente la percezione dove eravamo noi non si ha, è talmente dispersivo ed è molto grande come campo, probabilmente nel campo precedente, quello di casa, che mi hanno detto era fatto a ferro di cavallo, se non ricordo male, era molto strana come forma, però lì più piccolino era un ambiente più bollente, molto meglio ascoltarli in TV che vederli dal vivo. È un palazzetto quello tipo Casalecchio, l'acustica non è veramente molto strano, anche perché come Casalecchio hai dei settori che sono totalmente staccati, molto in alto, manca la continuità, e loro thanks to the Dicks erano a fianco al campo di fronte. Sì, però noi eravamo in linea d'aria, cosa, 30 metri? Ma, mai sentiti. Ma perché? Mai sentiti. Le acustiche mai. Vanno per piani paralleli, quindi noi cantavamo con quel disperato biondo che ci sventolava il bandierone di fronte, esatto. Che l'avevano messo all'ultimo piano. Mai. Dal palazzo si faceva molto più fatica, infatti se peccato. Riguarda la partita così almeno ci corre. Ci hanno anche cantato un paio di volte dove sono gli ultra. Ah sì? Ah, vabbè.
Mai sentito. Allora, Ozzy dice: mi sono collegato solo ora, ma un chi cacchio sono questi? È già stato detto? La Salonicco d'Italia, una volta. Poi la Marisa ti ringrazia, grazie. Prego, Mary, è un piacere. E poi Ozzy, Salonicco d'Italia, veramente Aldo, Giovanni e Giacomo potevano dirlo, va là, va là. Aldo Giordani. Claudio Boni, in TV sembrava una tifoseria molto rumorosa. In effetti... Oh. Poi Ketty Ventura, from... Piscincanna. Piscincanna, grande. Oh, deve ancora arrivare la foto da Poca Paglia, eh. Vabbè. Ragazzi, mandateci un Piscincanna, Piscincanna batte tutti, eh. Santiago lavora, non è sì, che può andare. Ma tutti quelli che l'hanno votata dovrebbero andare. Ciao ragazzi, eccomi. L'altra sera ho visto una grandissima F, una mega partita, esatto. Poli dice: ma sono dei poveretti, sempre detto. Poi Albert Boschi, Entella 5, Perugia 0. Bene, chi se ne frega. Cioè, perché? Ma stanno giocando forse? O il pronostico da andare a giocare? Oh, se andato, guarda, poi, magari è una squadra ligure. Magari sono soldi facili. Esatto. Cioè, ci stanno consigliando la barra. Oh, la consigliamo tutti. Se non... Sapevo così. Ma Zocchi stanno giocando per caso, che tu sappia? No. Allora è una condizione. Se ti soffiano un 5-0, vuol dire che è gente che conta questa. Ah. Sei sicura di un 5-0. Mattia Zanna dice: della TV il coro lo scemo non canta più, si è sentito forte e chiaro. Sì, sul finale, bellissimo, bellissimo. Il fallo di Sportiva? Stanno giocando in Tella Perugia 5-0. Ah, ok. Okay. Quindi non lo dobbiamo. Ozzy dice: un abbraccione ad Alan, ti si vuole bene. Poi diremo. Basta. Poi secondo me è arrivato il momento, Pasqua. No, poi dice Claudio, dice: sì, ci si può già prenotare per Roma? Prego. Certo, 340 70 75 005. Chiami e chiedi delucidazioni dal gentilissimo Roberto, detto Beppe. Gentilissimo, non proprio di nome di fatto. Sì, sì, neanche di cognome. Nome, sì. Di cognome di fatto. Vabbè. No, allora facciamo la Marcord? Certo. Metti la sigla? Così dal nulla, alle 20:10. Fossa, fossa, fossa! Leo, Leo, Leo! Boom! Bella la sigla. Grande. La sigla è la cosa più bella di quest'anno. Anche il colore del maglioncino del Tosco faccia notare tanta roba, eh. Quel marroncino beige che... Quel marroncino lì... Quel mu, tipo mu. Tipo mu. Il colore... Mu. Vabbè. Allora, per... facciamo un piccolo indovinello come sempre. Allora, per il momento a Marcord è una coppia di giocatori che ha giocato in Fortitudo, che secondo me, ma non solo secondo me, è stata la coppia di centri, quando giocavano assieme, più forte della storia della Fortitudo. Facciamo indovina e indovinello, quindi. Vabbè, come sempre. Quindi lasciamo 30 secondi per vedere se qualcuno indovina. La coppia di centri più forte della storia della Fortitudo. Secondo Pasqua. Secondo me, ma non solo secondo me. Di centri, non diamo aiuto, centri e basta o di centri... Di centri dei 5, poi uno era 5 e è stato ma diventato 4. Non diciamo la nazionalità, no, non niente. Vabbè, vabbè. Due centri, vecchio stampo. Vecchio stampo, sì. Sì. Abbiamo ancora 15 secondi qua, vedere se qualcuno indovina. Ma no, dagli un po' di più, dai. 30 più secondi! Dai, abbiamo ancora... Ci sono due messaggi, tre. Là. No, ma non ci sono... Aspetta, il primo secondo me deve essere divertente. Dici dopo di lo leggiamo. Nessuno, no, dice allora, niente di personale con Fabrizio... Arriva... Ah, grande la... No, ma è soccia. Aspetta, ora Raffaella Ranti è la terza volta che ci becca. L'ha beccato. Intanto uno ci ha provato, Renato ci ha provato, Renato Renatino, con Bagaric... E Kovac, che non hanno mai giocato assieme. Aspetta, ma, sì. Scusa, ma qua mi è arrivato anche Comagis e McRae, ma non hanno giocato assieme. No. Ecco, Comagis e McRae, Dio... No, comunque abbiamo già il vincitore, sì, Raffaella Ranti, che è già la terza volta che ci becca, che è Dallas Comagis e Dan Gay. Grande... Sono loro. Esatto. Ozzy ha provato a dire un Betz e O'Sullivan. Grande coppia. Renato, Bagaric, Lorbeck. Gran coppia. Lorbeck non era un centro, era un 4. Gran coppia anche Betz e O'Sullivan, ma non la migliore. O'Sullivan. Stax, Jordan. Belle ste cose. Gay Comedy. Comunque sì, Gay Comedies. Gay Comedies. Stax e Jordan non erano 4 e 5 però. Sì, invece. Non erano 5-5, erano 4-5. Sì, 4-5. I centri. Sì, sì. Vabbè, comunque sì, Raffaella Rand ha indovinato. La prima a indovinare. Come James McRae, no. Gilmore e Eugene Banks, no.
No, Gino non giocava sotto, Gino era godurioso. Era tre, era un tre. Sì, finché ci ha provato. Kovacic, Van de Spiegel. La canotta più bella, secondo sì. me. Tra, sì, forse questa è la più bella, sono d'accordo con te. Kovacic, Van de Spiegel, no. Bagris, Smodis, no, Smodis erano quattro. Comedis, Gay, ovviamente. Comedis, dai. Comunque sì, Comedis, Gay, secondo me è stata la coppia di centri più forte della storia della Fortitudo. Io invece ne pensavo un'altra, ma non me ne ricordo solo uno dei due. Se mi potete aiutare. Proviamoci. Spizzichini. Ah, De Min, ecco. De Min, anche se... quella è stata la coppia. Però erano 2-4. Aspetta, perché poi De Min piaceva oltre Montenegro. Vai, vedi, è arrivato. Piaceva allontanarsi. Ciccetto. De Min e Spizzichini. No, Ciccetto. Giustamente, non dicendo una nazionalità, due italiani così valli a trovare. No, allora Ciccetto sei un grande. Personalmente, l'anno del meno 6, l'anno del meno 6, quando si è formata questa coppia di Comedy, si era già dall'anno prima, ed è stato forse il primo giocatore che io personalmente ho visto giocare che schiacciava sempre. Dallas. Sì, Dallas. Infatti abbiamo finito anche il campionato contro Rimini con uno schiaccione di Comedy della promozione. Sì, io invece di Comedy mi ricordo una stoppata a Danilovic che gli diedero buono canestro, ma che fu sì, che arrivò ad appoggiarla altissimo. Anche a livello di furti ci fu lo sfondamento in attacco contro Barcellona. E non diedero il canestro. No, era contro la Virtus. No, io mi ricordo in Eurolega. Sfondo Coppa colui che salta e fa canestro, non mi ricordo chi aveva di fronte. I tre secondi. No, quello lì fu uno sfondamento in un derby e penso che l'arbitro fosse o Reato o Paoletto. Reato è 3 secondi fischiati a Gay. No, quello che ti parlo io è lui sfonda perché mi ricordo ancora fuochi che dopo parlavano di cilindri. Detti anche i Signori degli Anelli. Sì, loro due. Quando non c'era ancora il film, esatto. La saga non esisteva ancora. No. È di 200 anni fa il libro. Perché libro sì. Ma va là. No, perché il libro secondo me l'hanno scritto dopo il film. Sì. Ah, okay. È la sceneggiatura del film, chiaramente è così. No, comunque veramente, io forse non so se ti ricordi, te Pieve forse ero un po' piccolo, non so se ne avessi giocare. Comunque, sì. Comedy in A2, sì, quando arrivò da Sassari. Sassari. In A2 praticamente schiacciava soltanto. Sì, cioè... Mentre, faceva proprio il centrone, frontale, stoppava e schiacciava e basta. Diretto frontale, ma basta. Mentre invece l'anno del meno 6 con l'arrivo di Gay incominciò a mettere fuori quel tiretto dai 4-5 sì. metri che cioè, la metteva sempre. Anche perché o faceva così o veramente giocavano due in 20 sempre la metteva, ragazzi. Cioè una roba clamorosa. Aveva poi solo quel tiretto, dritto. O schiacciava o quel tiretto dai 4. Però diretto. Lì è stato magari un lavoro di Scariolo quell'anno, penso. Può darsi, però... Quanto rompeva le palle. Anche perché avere due centri era il movimento dei lunghi, te lo ricordi? Eravamo gli unici ad avere due centri che giocavano. Sì. Che non avevamo un 4 perché. Con 2-5 giocavano. Con 2-5, sì. E Comedis divenne un 4-5. Che tirava però solo frontale. No, anche laterale, però dai 4 metri tirava e basta. Bello, lui tanta roba. Veramente. Qua ci dicono il furto di Barcellona furono i 3 secondi di Danilo. I 3 secondi, io parlo di uno sfondamento in un derby, che ci fischiano fallo a Gay, a me sembra Casoli quell'altro, però potrei sbagliarmi. Però come dimenticare Grosel, tra i centri passati di qua, niente a che vedere con De Min e Spizzichini, ma tanta roba. E... Mamma mia, Grosel, povero Grosel. E giocherà ancora in Polonia, chissà. Ma non ho più visto video, ma a me non gioca più. L'ultimo che dobbiamo chiedere a Cazzulani se... Ricordate il video che ha lanciato la palla nei disdizi? L'ultimo che si vede non credo prenda nulla. La palla solo vuole il tabanone. C'hai idea un po' di statistiche dei due regas? No, non solo di Danilo e cosa, no. Non si, ma non, l'abbiamo messo le foto? Non parlare i numeri. Di l'abbiamo messo le foto dei due? Sì, ma non l'ho visto. Allora, nel primo anno alla Fortitudo, 75 partite e 1284 punti. Questo chi? Dalla scuola. Un sacco di punti in due anni. Dal 92 al 94. Sì. Poi dopo è andato a Siena. Sì, è vero. E poi... Grecia dove? Dopo è andato in a Messana, poi dopo Fenerbahce, è tornato a Montecatini sì. nel 98-99 e poi nel 2000 a Tel Aviv. E però a Montecatini mi sa che tornò già sparato perché in Turchia, sì, in, Turchia in una discoteca si prese un aneddoto. Sì, l'aneddoto di Comedy è che Comedy viene sparato e noi la domenica dopo giochiamo a Forlì.
E i simpaticoni, mostri fornivesi, se lo ricordavano ovviamente. No, vabbè, era appena successo. Ci fanno lo striscione. Cioè, e allora c'era 10 arrestati. fu l'anno degli incidenti con Follini, in tribuna. È vero. Quella volta lì, per quello striscione lì. E una volta eravamo meno politically correct, che forse era anche meglio. Fu quella volta lì. Ah, vemo cosa andiamo a ricordare. No, di Danilo cosa? Danilo invece per me ha un passaggio a Rieti prima di Rieti. È arrivato a Rieti. Poi Cantù? No, è arrivato a Rieti, poi andò alla Benetton. Ok. Poi venne da noi. Rieti, Cantù, Treviso, e poi Pistoia. Noi. E poi venne da noi. E poi tornò a Cantù e tornò da noi. 93-97 da noi, nel 97 tornò a Pistoia. Sì. Poi tornò dopo 2 anni da noi, 98-2000, che vincemmo lo scudetto, e poi tornò dal 2000-2006 a Cantù per poi tornare da noi nel 2006-2007. Come c'è anche l'allenatore. Il giocatore allenatore. Cosa eravamo, Upi? Sì. Può essere, sì. Mamma mia. Che anno, ragazzi. Sì, quella squadra lì non la voleva più allenare nessuno, e poi che ricordi. A livelli più bassi, ma ha giocato fino al 2013-2014. No, certo, la Bologna Basket, sì, no, ma secondo me gioca ancora. No, poi penso che se lo incrociate ancora una volta, era sempre in San Felice, al pub, non mi ricordo il nome però, il primo pub che si trova andando verso il centro, sotto portico sulla sinistra. Al Pickwick. Io spesso l'ho visto anche dalla Marisa. Sì. Ma prima anche della Bertella. Prima della Marisa era sempre dalla Silvia. Dalla Silvia. All'Algonquin. E molto spesso lì all'Algonquin si sono fatte delle cene mica da ridere. Beh, sì. Dopo è un momento a Marcorda anche l'Algonquin, sì, ma non. Era solito chiamarti bastardo, di solito, chiamava tutti bastardi, bastardo, ti ricordi? Veramente gay, un napoletano dipinto di nero e lungo 2 metri. Detto anche Danilo Busone. Sì, tanta roba purtroppo. Comunque sì, a livello, l'abbiamo già ricordato, l'Italia ci ha messo un po' troppo a far diventare più giocatore. No, perché lui è stato sposato con la moglie, che era italiana, cioè era... Sì. Ha dovuto aspettare più di 10 anni di matrimonio per diventare tesserato italiano. Forse è quello che se lo meritava di più, anche perché aveva tutte le carte. Adesso basta che ti sposi per essere tesserato come italiano. L'abbiamo ricordato. Come Stone Rook, sì, ti dico. Ricordato. Allora lui dovette aspettare più di 10 anni, secondo me. Sì, ma roba, una trafila che poi aveva già la barba bianca quando esordì in nazionale. Ah sì, ma c'è anche l'argento europei. Sì. In Spagna. La Svezia? In Spagna. Spagna? Sì. Perso con la Serbia al finale. Ah sì. Cos'è che è? Qua mi chiedono di smettere di parlare dei miei idoli, che altrimenti non dorme, Manfredo Bigliardi. Comunque ha detto che mi sono dimenticato anche di Caroldi, il Chris Paul della B2. Ma non era un centro. Ma esatto, ma io poi l'avevo dimenticato. Allora, ragazzi, quella squadra lì del primo anno di post fatta resurgo è già un momento a Marcord, tutta quella squadra assolutamente lì, dall'inizio alla fine, che buono, e ne parleremo di quel blocco di squadra che ce n'è da raccontare in quella squadra lì. Caroldi, diceva di Caroldi, Chris Paul della B2. Sì, io Caroldi purtroppo l'ho lisciato perché ci sono passato molto vicino. Dio. Eravamo 4 amici all'anno. Anche, ma eravamo in Lombardia, Legnano. Castellanzo, Legnano. Quel parti là, Legnano, che Legnago è da un'altra parte, Legnano, e purtroppo non era molto bilanciata la cinta quella volta lì, ma di poco proprio l'ho scagliato, peccato. Allora Marco Cani dice grazie per aver sfanculato i Vigivanesi, un saluto da Imola, grande. Non abbiamo fatto fatica alcuna. Anche perché c'è una cotta confendendo gli imolesi. Cioè, meglio di così. Mentre invece Visani ci scrive: ho imparato una nuova nozione domenica. Sto leggendo io i messaggi. No, perché te eri molto più su. Infatti, un po' alla volta li leggo tutti. Ci vuole un attimo. Mi scusi. Perché poi a leggere i messaggi ci vuole una certa esperienza. Allora prego. La regia dava dei consigli. Cosa? Sì, un minuto. Ci stanno. Allora, anni di catechismo buttate sui libri di Grosel. Anni di catechismo. Smettete di far parlare Pieve dei suoi idoli, che altrimenti non dormo. Comunque si è dimenticato anche Caroldi, Chris Paul della B2.
Vuoi leggere quello di Visani, visto che è ricarico? No, no, leggilo pure, è bello. Ho imparato una nuova nozione domenica, non sapevo che a Vigevano ci fosse ancora la lira. Ciao, Mere, un saluto. È verissimo, ci sono o dei numismatici, si chiamano numismatici quelli delle monete, oppure dei glitchi. I casi sono due, perché chi ha delle 100 lire e le perde è perché non vuol perdere dei soldi. Non lo so, è veramente riscoprire nel 2024 l'esistenza della... Vedi, Riccardo dice, Riccardo dicendo, sfondamento contro Livingston, una rapina vergogna, con reatto arbitro. Era reatto, tuo fratello che faceva reatto, ti ricordi, lo facevo uguale. Era Livingston allora, io mi ricordo che poi litigarono un'ora in trasmissione tra Walter Fuochi, Martini, mamma mia che roba. Subito. Allora, dai miei appuntamenti, alle 21 riunione in Furla. Da Johnny, è quasi magia. Johnny Stecchino. Mille meraviglie anche. Sì, poi dopo, domenica in casa. Contro Rieti. Contro... C'è Parcer 3. Quindi c'è Parcer non 3. È la Sebastiani a Rieti. È la... No, è la real Sebastiani. Okay. C'è Parter Treno. E sono loro, quelli del scusate c'è Parter Treno. No, perché la squadra è in B. Quella. Ma sì, bisogna capire, però il gruppo dove è finito? Non lo so, esatto, mi sa che è finito dalla Rio. Vediamo, lo scopriremo solo. Scopriremo solo vivendo, diceva. E cosa dicono qua? Grandi Regas, presente anch'io a Vigevano, purtroppo non nel settore ospiti, ma ho goduto insieme a voi ad ogni canestro. Ci vediamo domenica a Palazzo contro Rieti. Un abbraccio, Antimo da Biella. Grande. Ma è lui, Antimo nostro, Antimo. Ah sì? Un abbraccione, Antimo. E Marzocchi ne dice una. Marco Marzocchi, però. Anche Savic e Fucca non erano male, sì, ma Fucca non era un centro. Ma neanche Savic era un centro. Diciamo proprio 2-4. Centri naturali, perché cioè anche Dallas era un 5 che si è prestato a fare il 4, perché i movimenti... Però era un 5. Sì, aveva movimenti solo da... Anzi, col tempo abbiamo visto più movimenti a Danilo. La cosa più marcore di Danghei era durante il riscaldamento che faceva... La bomba finale. A parte la bomba finale faceva 20.000 volte canestro di qua, canestro di là, sì, canestro di qua. Poi andava, paleggiava, dal lato, bomba. Delle volte dentro, delle volte no. E poi andava via. Tutte le volte. Quel canestro di qua, canestro di là, volte. Ce l'ha fatto fare ai Xuntelones, tutti gli allenamenti, perché è un esercizio abbastanza... Lui faceva solo quello, canestro di qua, canestro di là, canestro di là. Bomba, tutti, bomba. E si vola. E se la metteva vincevamo. La base era quella. Dunque, allora domenica Giuliana, abbiamo già detto tutto? Direi martedì prossimo, sono dell'Open del Bronx. Pensate al discorso di Roma, cioè pensateci in fretta. Perché in fretta, chiamate già da stasera. Chiamate 340-70-75-005 se volete venire a Roma. Salutiamo l'Eugenia Dira che ci ha fatto la regia. Salutiamo la Fede che oggi non c'è, speriamo ci sia martedì prossimo. Ciao Fede, un saluto festoso a tutti. E un saluto alle mie cocche. Possiamo dire che Vigevano era meglio. Alla mia cocca. Era meglio a giochi senza frontiere. Sì, senza frontiere non aveva rivali. Ciao a tutti.